Una delle sfide più importanti in termini di prima impressione è la gestione del pregiudizio che entro i primi 30 secondi di interazione con uno sconosciuto inevitabilmente si forma dentro di noi. I pregiudizi sono inevitabili ma anche utili perché sono delle sentinelle che ci mettono in guardia. Al contempo però possono diventare dei potenziali nemici. Quindi come fare a gestirli? Dobbiamo cercare di tenerli dentro di noi come una vocina soave che ci viene in aiuto, ma allo stesso tempo dobbiamo gestirli in maniera estremamente flessibile, ovvero renderli permeabili alle informazioni successive che ricaveremo in relazione a quella determinata persona. In questo modo l'interazione diventerà una sorta di danza con aggiustamenti reciproci costanti che ci consentiranno di viverci appieno l'esperienza e di completare il puzzle su quella determinata persona, anche se non sarà mai definitivo, perché comunque l'arte della comunicazione risiede proprio nella dinamicità. Se ti piacciono questi video e vuoi sostenere il canale, iscriviti e attiva la campanella per non perderti le prossime novità.